do la parola al nostro prossimo pecciacuccer, se esiste questa parola, che è Giuseppe Burdo e che ci aspetta sotto palco. E siamo tipo in anticipo, tra l'altro. Sono stato. Ah no. Giuseppe Burdo ci parlerà di una cosa meglio di come l'ho fatta io prima durante la presentazione, e che è un tipo di approccio che utilizziamo spesso anche noi quando facciamo cose sul digitale, ovvero dell'altro design e di atomic design in qualche modo, eccetera, eccetera. Dico giusto? Vabbè, in realtà sono dei metodi che già si usano, però io ho provato a riformularli e a E utilizzarli, a allora farli miei. lo farà meglio, sicuramente meglio di noi. Ce la scontiamo per i prossimi 6 minuti e 40 e dai, dai, dai. Grazie. Ok, quindi negli ultimi mesi io sono di base un interaction designer e ho provato a prendere un po' di strumenti che già ci sono nel design e anche nel service design e a farli miei. E quello che io mi chiedevo è come possiamo rendere questo mondo degli strumenti che adoperiamo più comprensibili per le persone. Quindi, se da una parte c'è il design, dall'altra è perché si fa design con le persone. Se da una parte vogliamo che il design sia comprensibile anche per chi con cui stiamo progettando, così per renderli più interessati anche e disponibili, e dall'altra le persone comprensibili per noi su quello che stiamo progettando. Quindi il mio processo di progettazione parte da una visione d'insieme, avendo dei punti nevralgici come user needs, quindi cerco di progettare i principi che valgono la base e questo ovviamente si estende anche in qualcosa di più grande, con dei playbook, delle policies, poi dipende dal contesto, se sono dei progetti più piccoli, da quelli più grandi. Però diciamo che questo poi dopo viene portato in un flusso, quindi quando noi parliamo di user journey e come possiamo quindi avere questo servizio dall'inizio alla fine, possiamo avere anche multiple journeys, essenzialmente qualcosa che può essere anche abbastanza lungo. All'interno di questo journey può essere anche suddiviso in pezzi più piccoli. Per esempio, se vi è mai capitato di fare delle sitemap o degli user flows all'interno di qualcosa, di un'app o di un sito web? Cercate di definire una microattività all'interno di un flusso un po' più grande. Questo viene fatto con degli schemi. Tutto questo poi dopo viene vestito da un'interfaccia. Una interfaccia che è fatta da una serie di componenti, che ne so, di fasce, di header, di CTA, quindi di pulsanti. Insomma, tutto ciò che è il nostro modo di vedere queste cose di solito è visivo o audiovisivo. E poi c'è l'interazione. L'interazione anche qua può essere una visione d'insieme, ma qui mi sono voluto concentrare su dei dettagli, cioè nel momento in cui io faccio qualcosa per avere qualcosa in cambio. Quindi c'è il concetto di feedback. Io voglio avere qualcosa e questo momento. Ok, allo stesso tempo io ho cercato di mappare questa situazione dal punto di vista degli utenti. Quindi se da una parte abbiamo dei principi, questi principi si appoggiano, o comunque la maggior parte di questi principi partono da dei bisogni degli utenti. E quindi questi portano dopo, e dovrebbero esserci sempre, dall'inizio alla fine, anche dopo, quando viene utilizzato questo servizio. Così come il journey, in realtà, corrisponde all'esperienza dell'utente. Cose che magari noi già pensiamo che questi siano insieme, però essenzialmente il journey è la nostra visualizzazione dell'esperienza utente, come quando si dice, vabbè, è la storia. Appunto, per esempio, avete già magari utilizzato degli strumenti come le user story o le job story. Non si tratta anche qua di identificare delle microattività che ci permettono di contestualizzare, di capire le cose essenziali, i nostri keyframe dell'interazione. Questa job stories spesso è fatta di quando andiamo a fare ricerca con gli utenti, quando è più partecipativo, c'è un linguaggio che adoperano queste persone. Questo linguaggio appunto dipende dal loro contesto e quando noi lo conosciamo, questo può aiutarci di più a definire che tipo di linguaggio possiamo anche usare noi, quindi il tone of voice del nostro artefatto.
e nello stesso tempo quindi le nostre interazioni si traducono in momenti, perché alla fine alla persona conta, lo tratta come momento più che interazione. Interazione, diciamo, è più un termine tecnico, e quindi se per esempio parliamo di habit, anche uno ha un'abitudine che a un micromomento cosa io faccio, sì, diciamo, ok. Ok, quindi io ho fatto delle attività negli ultimi mesi, anche partecipative con altri designer, per collezionare un po' di feedback e provare a mescolare, anche per trovare nuove connessioni tra questi due modi di vedere le cose, di rappresentarle. E quindi io ho provato a... Ok, a mettere insieme questi... questo, diciamo, è la sintesi del mio approccio, quindi come possiamo mettere in parallelo il design e l'esperienza utente. Quindi da una parte riusciamo a portare i principi come i bisogni, dall'altra il journey come l'experience, il flow come story, l'interfaccia come linguaggio, l'interazione come momenti. E quindi queste sono le attività che ho fatto negli ultimi mesi. Alcuni di questi sono all'interno del UX Book Club a Verona e Treviso, dove li ho portati anche con altri collaboratori a delle serie di attività, e quello che mi interessava era provare a mappare con la loro esperienza quando progettano qualcosa e riuscirla a vedere sia da una prospettiva di design ma anche dal punto di vista personale. E quindi allo stesso tempo, dopo alcune attività di generazione del linguaggio, cercando di trovare un vocabolario comune o anche di estendere lo stesso vocabolario, abbiamo provato quindi a comparare questi principi con i bisogni, quindi per esempio i dati con la memoria, i requirements con i desideri. Ovviamente alcuni di questi possono anche sovrapporsi o alcuni possono essere molto personali. Però l'idea è di avere questa cosa collaborativa, così come nel journey come experience, quindi il contesto come un posto fisico. Magari si pensa, ok, un template, quindi il contesto è una parola tecnica generica, però l'home, una persona ha pensato direttamente a quello come contesto. E così via, con altri. Così come il flow, quindi questo flow in realtà è anche una storia. Le task è un'azione, quindi quando si chiede che cosa hai fatto, per noi è una task, per un utente non si chiama task. Alcune parole si sovrappongono come percorso, magari un percorso può essere sia tecnico che è già utilizzato nel linguaggio comune. È così anche nell'interfaccia, quindi anche il nostro modo di esprimersi può essere in un certo modo, in un certo tono di voce, quindi lo stesso che noi diciamo bold tutti i giorni quando selezioniamo il carattere, in realtà è semplicemente qualcuno che vuole farsi notare, o come la password, in realtà è un segreto. E ovviamente ci sono i componenti, come ci sono gli oggetti, non diciamo a una persona che componenti hai cliccato. Così come nell'interazione, noi li chiamiamo comunemente pattern, però è un'abitudine in realtà. Ovviamente questi possono essere dei micro pattern, oppure qualcosa di più ampio come respiro. Così come l'interazione e il comportamento, insomma, quindi tutta una serie di dettagli. Ovviamente ne ho molte altre di parole, ho cercato di fare una sintesi. Ecco, questo vocabolario, diciamo, sappiamo che se prende quindi come natural design, mi riferisco anche a un articolo che si citava prima da Roberta, per me in realtà interaction design è sempre stata una cosa naturale, dovrebbe vivere, quindi convivere, e quindi ha bisogno di parlarsi tra design e le persone. Però per parlarsi c'è appunto bisogno di capirsi e avere un linguaggio in comune, diciamo che è quello che dovrebbe esserci di base. Ecco, questo insomma è finita, grazie. Scusate, una telefonata di lavoro proprio in questo momento. Grazie a Giuseppe dell'intervento, scusa dell'attesa. Se ci sono delle domande per
Giuseppe per The Other Side of Design. Alzate la mano in questo momento o altrimenti passiamo al prossimo, che è Max Di Bitonto.